Mamma e Daphne combinavano sempre guai. Era in prima elementare, cosa accadde tu lo sai. Entrando in classe lui inciampò, cadde da terra su un canguro che però i capelli gli tirò. Andò al pronto soccorso, al pronto soccorso, al pronto soccorso. Con i soldi spesi avrebbe aperto uno zoo. Oh, Billy, John e Daphne combinava sempre guai. In seconda elementare cosa accadde tu lo sai. Su una buccia di banana scivolò ed atterrò su uno scimpanzé che l'occhio destro gli indossò. La 59, dov'è la strada 59? Soccorso, al pronto soccorso, al pronto soccorso. Con i soldi spesi avrebbe aperto uno zoo. Oh, i fari! Come faccio a riaccendere i fari? Lo sai, fermare da una nave che sprasce da terra. Dov'è il pulsante? Su piede mosico. Andò al pronto soccorso, al pronto soccorso, al pronto soccorso. Con i soldi spesi avrebbe aperto uno zoo. Io riuscirò ad incontrare Twippo. Quarta elementare! Oh, Billy, John e Daphne combinava sempre guai. Era in quarta elementare, cosa accadde tu lo sai. In banca cadde a terra e una gomma si spezzò. Ma l'assicurazione ogni spesa gli pagò. Andò al pronto soccorso, al pronto soccorso, al pronto soccorso. Con i soldi spesi avrebbe aperto uno zoo. Con i soldi spesi avrebbe aperto. Io adoro Twippo. Sì, anch'io. Ma sono l'unica che può incontrarlo perché sono io che ho vinto la lotteria di Twippo. Non mettere il dito nella piaga. È bello che tu abbia vinto, Laura, ma cerca di non vantarti troppo. Bel lavoro coi fari, Bob. Figurati, alla prossima canzone forse vi farò finire nel fiume. Sì! Sì! Facci finire nel fiume, Bob. Facci finire nel fiume, Bob. O magari mi potresti aiutare con la cartina. Oh, scusami. C'è qualcosa che tu vorresti che dicessi a Twippo quando io lo vedrò? Laura! Oh, il biglietto! No, lo prendo io! Che fa? Scusa! Oh! Il mio biglietto! Ma ti vuoi togliere? È incastrato! Oh! Oh! Dammi subito il volante! Dai, entra, entra, dai! Porco Spini! Per fortuna è andato tutto bene. Mi hai chiesto qualcosa? Oh, cavolo! Sono forse in paradiso. Dall'odore, in Wisconsin. Bene, nessuno si è fatto male. Ah, oh! Wow! Bel colpo! Già! Ehi!
quello che cos'è? Scusate, che pesce è? Magari è simile al tofu. Sì, ma più salato. È solo colpa tua se siamo in questo guaio. Scusa, mi spiace. La prossima volta vedrò... No, amico, non ci sarà una prossima volta. Signor Bob, come arriveremo al concerto di Twippo? Già, ci perderemo la canzone sul coniglio spelacchiato. Non lo so. Oh, non conosco nessun coniglio spelacchiato. Se non coniglio spelacchiato... Anche se riuscissimo ad arrivare al concerto, non potrei entrare. Ho perso il biglietto. Ti sta proprio bene. È tutta colpa tua perché me l'hai sventolato in faccia. Dovrei andare in bagno. Di solito non sono maldestro in auto. Ben due ruote bucate. Solitamente sono molto abile. Ora come riusciremo a cambiare ben due ruote bucate? Ma qui dov'è il telefono? Ho perso il mio biglietto. Se non lo avessi usato per prendermi in giro, non saremmo in questo mare di guai. Possiamo esservi d'aiuto? Ecco. Devo andare in bagno, dov'è? In fondo al corridoio, poi giri a sinistra. Grazie. Guardate il videogioco della niente-balene, il mio preferito. Cosa vi è successo? Ecco, vedete, il mio amico mi ha colpito in testa con l'ukulele. Una mamma porcospino furiosa ci ha sgonfiato le gomme e uno dei suoi piccoli mi ha colpito. E mi serve un telefono per chiamare... Il carro attrezzi. Mia moglie. Capisco. È accanto alla niente balene. Grazie. Bene. Intanto volete prendere un tavolo e sedervi? Magari gradite delle buone portate super miste? Sì, stecca, mangia, mangia, gambero, gambero, cibo buono. Mangia qua, porta via, mangia, mangia, cibo buono. Puoi mangiare qui con noi o puoi portarlo via se vuoi. Cosa preferite? Stuzzichini o niente stuzzichini? Niente. Ben fatto, Filippo. Sei tu il pisellino più intelligente, eh? Voilà, un bello spiedino per gli scampi. Vi prego, mettetevi pure a vostro agio. Tornerò a prendere le ordinazioni. Perché voi non mi aspettate qui? Io chiamerò il carro attrezzi. Forse per il concerto facciamo ancora in tempo. Sì, tutti voi tranne me. Ehi, è colpa tua, mi hai preso in giro. Questo è soltanto ciò che meriti. Io vengo insieme a te, signor Bob. Qui c'è un tizio che come lavoro deve piegare dei tovaglioli. Ah, sì, l'ho visto. Lo fa quando tutti se ne sono andati. Ehi, per me? Possono essere delle mappe. No, no. Prende un cucchiaio, poi un coltello e poi una forchetta. E li avvolge nel tovagliolo. Lo fa soltanto per dare ai piatti una nota più elegante. E a fine pasto ti regala un biscotto. Scusami. Come va? Ehi, che si dice? Voi chi siete? Chi dici? Noi? Già. Oh, noi siamo i pirati che non fanno mai niente. Oh sì, è proprio vero. Niente. Zero. Nada. Hai sentito la canzone? Beh, sì, ma... Senti, Sonny, posso chiamarti Sonny? Junior. Ehi, c'ero quasi. Ascolta, Junior. Non abbiamo potuto non notare che hai avuto una piccola discussione con la tua amica. Già, non sei stato molto gentile. Beh, è stata colpa sua. Mi stava prendendo in giro e ha avuto quello che si meritava. Certo. Junior, abbiamo già visto questo tipo di situazioni prima. Sì, un sacco di volte. Quello che ti occorre è un po' di compassione. E dei gamberi.
Sì, l'ho vista qui sul menù. Ma che cos'è la compassione? È una domanda difficile. Mm-hmm. Beh, la compassione è quando vedi qualcuno che ha bisogno di aiuto e lo aiuti. Tu non hai capito, vero? Fanno tutti così. Secondo me può essere utile spiegartelo con una piccola storia. Una storia? Sì, lo sai, ci chiamiamo i pirati che non fanno mai niente. Ma questo non è completamente corretto. Oh sì, ricordi quando abbiamo fatto quella certa cosa insieme a quel certo tipo? Oh, ci puoi scommettere. Io me lo ricordo ancora come se fosse ieri. Voi ragazzi continuate ancora con la storia dei pirati? Tieni a freno la lingua, amico, altrimenti ci tocca fare... Fare che cosa? Non fare niente. Noi siamo pirati che non fanno mai niente. Oh, è vero. Credimi, ti è andata bene oggi. Vorrei altri riccioli al formaggio di Mr. Twisty. Sì, e un'altra bibita, grazie. Ve l'ho già detto, niente più riccioli al formaggio se non pagate il conto. Me lo dovete già dalla settimana scorsa. Non ci darai la possibilità di vincere il concorso dei riccioli al formaggio di Mr. Twisty. Ripeti? Dentro uno di quei pacchetti ripieni di bontà c'è un biglietto tutto d'oro che cambierà le nostre vite per sempre. Beh, perché non lavorate qui per me? Potreste guadagnarvi altri riccioli. È una buona idea. Ditemi, cosa sapete fare? Beh, io sono molto bravo a freccette. Ping pong, gioco a ping pong. Il cricket è la mia grande specialità. Quando cominciamo? Lunedì va bene per me. Eravamo a corto di soldi. A quanto pare non fare mai niente non paga molto bene. Quindi, che facciamo adesso? Niente. Tu sei un vero genio. Questo è pesce fresco? Certamente. Oh, sì. Che c'è? Era fresco quando l'hanno pescato. Proprio così. 2 settimane fa. Ninivioni. A parte l'essere a corto di soldi, quello fu un giorno memorabile perché si presentò a lui. Jonah era un profeta di Dio, il che significa che era uno di quei tipi speciali che il Signore usa per mandare messaggi a Israele. Era una specie di postino, soltanto che le sue lettere arrivavano direttamente da Dio. Ad ogni modo, Jonah aiutava gli amici portando loro i messaggi del Signore. A volte i messaggi erano buoni, a volte non tanto buoni, ma quando un profeta parlava, tutti lo ascoltavano. Qual è la parola di Dio, Jonah? Sì, qual è il verbo? Ferma pure qui, Reginald. Cittadini, ho portato per voi un messaggio che viene dal Signore. Oh, e si tratta di un messaggio di incoraggiamento. Sbaglierai, scapperai, questo giorno cambierai. Sentirai il suo amore, è il messaggio del Signore. Se amerai, pregherai, nel suo cuore un posto avrai, sentirai il suo amore, è il messaggio del Signore. Sono le sue leggi che daranno pace al mondo se le ascolterai e seguirai. Con gli animali, i figli, la famiglia! Non mangiare pipistrelli o gli hamburger con gli insetti. Segui i suoi progetti, è il messaggio del Signore. Cercherai verità, la risposta è proprio qua. Non si scherza, questo è il messaggio del Signore. Sbaglierai, scapperai, questo giorno cambierai. Il suo amore sentirai, è il messaggio del Signore. Tutti insieme! Se amerai, pregherai, nel suo cuore un posto avrai. Il suo amore sentirai, è il messaggio del Signore.
meraviglia. Cercherai verità, la risposta è proprio qua. Non si scherza, questo è il messaggio del Signore. Niente droga, vai a scuola! Questa è la sua parola! Seguirai e ascolterai. Seguirai e ascolterai. Seguirai e ascolterai il messaggio del Signore. Seguirai e ascolterai il messaggio del Signore. Il messaggio del Signore. Bravi! Bello spettacolo! Vi ringrazio molto! Era praticamente la sua vita, di città in città, a portare i messaggi di Dio agli amici. Eh sì, un lavoro niente male. Ogni notte, prima di andare a dormire, Jonah pregava e chiedeva a Dio se ci fosse un messaggio da consegnare. E quella notte arrivò un messaggio che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Un messaggio per me? Sì, bene. E quale sarebbe? La gente è sgarbata? Mente? Oh, ruba? Oh, beh, a me sembra il solito giro di pentitevi gente. D'accordo, dimmi la città, mi metterò subito in cammino domani. Ma qual è? Forse è Gerico? È Damasco? Cosa? Ninive? A me non risulta che ci sia alcuna Ninive qui in Israele. E no, io non credo che... Oh... Intendi quella Ninive? Quella Ninive non era affatto in Israele. Era la capitale della Siria ed era la più grande e crudele città dei dintorni. Gli abitanti di Ninive erano molto cattivi con il popolo di Giona, gli israeliti. Mentivano, rubavano, ma peggio di tutto, schiaffeggiavano la gente col pesce. Si coltivano anche tra di loro. Non distinguevano il giusto dallo sbagliato. A Ninive erano talmente cattivi che molti israeliti, incluso Giona, speravano che fossero spazzati tutti via dalla faccia della terra. Ma ti sembra una cosa da fare? Giona era turbato dall'idea che Dio volesse proprio lui per consegnare un messaggio ai suoi nemici. E tu non puoi chiedere a me di andare laggiù? Non credo tu sappia come sia Ninive. Forse non sei mai stato lì? Beh, ovviamente no. Un dio come te non andrebbe mai in un posto come Ninive, per quel che vale neanche un profeta come me. Oh. No, non è così. Il tuo messaggio era qui, solo per noi. Siamo il popolo scelto. E Ninive... Lei no! È un errore, io lo so, un grande malinteso, e non accetterò mai che forse ho frainteso. Per anni sono stato il tuo messaggero e so che Ninive non cambierà mai! La tua collera meriterà. No, non è così. Il tuo messaggio era qui, solo per noi. Siamo il popolo scelto. E Ninive? Oh, beh, lei no! Noi siamo i buoni e loro sono i cattivi! Tu non mandarmi con un messaggio di pietà! Damasco, Gerusalemme, sarò subito lì. Ovunque tu vorrai, io ti dirò sempre di sì. E mi sposterò per te se lo vorrai. Ma a Ninive io non andrò mai. E continuerò a spostarmi se vorrai. Ma a Ninive? Oh, a Ninive. No, a Ninive io no, non andrò mai. No, non è così. Il tuo messaggio era per me. Già, sembrava che Dio volesse offrire il perdono proprio ai nemici di Giona. Il carro attrezzi sta arrivando. Sai, Junior, adoro tuo padre, è simpatico, ma questa è l'ultima volta che lo prendo come copilota. Che
Che sta succedendo? Ecco, stiamo raccontando una storia. Puoi ascoltarla anche tu. Come stavo dicendo, sembrava che Dio volesse offrire la sua pietà proprio ai nemici di Giona. Cos'è la pietà? È quella su cui la storia è incentrata. Io pensavo fosse sulla compassione. Ricordate? Era sul menù. Oh, sì, sì, c'è anche quella. Se controlli bene il menù, oggi ci sono due specialità che non potete certo perdervi. La compassione è quando aiuti qualcuno che lo chiede. La pietà è quando dai una seconda occasione anche a chi non la merita. Questa storia parla di questi concetti. Sì, proprio così, amico mio. Non puoi avere pietà senza compassione, ma la pietà è ancora più importante. Giona temeva che Dio volesse dare a Ninive una seconda occasione, che volesse mandarlo per aiutare i suoi abitanti. Quindi, che cosa ha fatto? Beh, non sapeva cosa fare. Giona non aveva mai ricevuto un messaggio da Dio che non avesse voglia di consegnare. Salve, Giona! Che ci dici di bello? Cosa? Niente! Non ho niente da dire! Proprio... niente? No, proprio niente! Ora, se vuoi scusarmi, sono molto impegnato! Dimmi, Jonah, qual è il verbo? Smettila! Non c'è nessun verbo! Niente! Devo andarmene da qui! Nessuna parola di Dio! Non ho nessun nuovo messaggio! E soprattutto io non sto andando a Ninive! Mi dispiace, amico, non posso vendere biglietti per Ninive. Cosa? Tu chi sei? Io sono Angus, vendo biglietti da crociera. Non c'è niente come una crociera sul mare per scrollarsi la sabbia dai sandali, già! Ma non si naviga per Ninive, non c'è il mare, vedi? Non ci puoi arrivare via mare, ci arrivi solo via terra. Ma io non voglio andare a... Oh, guarda, buongiorno, Jonah! Cosa combini di bello? Ah, sta andando a Ninive! Oh, veramente? Io non sto affatto andando a Ninive! Per quale strano motivo dovrei voler andare a Ninive? In verità, sto andando proprio nella direzione opposta. Qual è il posto più lontano al mondo da Ninive? Beh, se hai pochi giorni, potresti scendere verso l'Egitto. È incantevole in questa stagione. Ecco, io voglio andare laggiù. Tarsis? Ma ci vogliono mesi. È dall'altra parte del mondo. Perfetto. Quant'è? Anche se uno avesse molti soldi, nessuno avrebbe il tempo necessario di arrivare fino a Tarsis. D'altro canto... Se chiedi a noi di far qualcosa, ti diremo che... No, non è proprio possibile. Siamo molto impegnati fra il carico e tutto il resto. Sì, lo capisci? I pirati devono saccheggiare e depredare. Sai, queste cose sono veramente sfiancanti. Sì, e poi Alf arriva tra una mezz'ora, perciò io non credo sì, che potremo... a parte questo, noi non navighiamo praticamente quasi mai. Quindi la risposta è no. Per me il denaro non è un problema. Prossima tappa, Tarsis! Io isserò le vele sull'albero! Io farò i popcorn! Io preparo le salviettine! Dove le abbiamo messe? Larry, hai visto le salviettine umidificate? Sì, ce le ho io! No, queste sono quelle per bambini! Scusa! Colpa mia! Non avevamo mai navigato, ma sembravamo fatti per questo, come i pesci per l'acqua. Eccola che spunta! Dov'è? Proprio là, sotto la griglia. Trovata! 6-0! 7-0! Mi dispiace, amico, ho vinto! Che mi dici, Jonah? Ne facciamo un'altra? Ah, no, io mi ritiro. Ah, quando arriviamo a Tarsis? Oh, pago io! Sì!
vinciamo insieme a ping pong. Diciamo oh oh e poi ding dong. Ping pong. Quando finalmente fummo in mare aperto, Jonah andò sotto coperta per riposare. Ma che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Tu sei potente e attraente. Cosa? Chi c'è? Tu non scappi dai problemi, ma ti confronti con loro faccia a faccia. Ah, il sacco! Sta parlando! Che l'hai fatto? Mister Twisty? Chi c'è là? Su, fatti vedere! Ciao! Oh, che cosa sei tu? Chi? Io? Oh, il mio nome è Khalil! Sono un millepiedi. Beh, è vero solo a metà. Mia madre era una millepiedi, mio padre era un verme, ma l'ho accettato adesso. Carlisle. Khalil! Ma perché nessuno ricorda il mio nome? Scommetto che ti chiedi come mai sono qui. Ah, forse tu mantieni in ordine questa nave. Oh no, io non lavoro sulla nave. Sono un piccolo impiegato commerciale. Un commesso viaggiatore. Vendo tappeti persiani porta a porta. Vedi? Oh, splendido. Comunque, tu sai dove sta andando questa nave? Sì, a Tarsis. Tarsis? Oh, è un lungo viaggio. Lo sai? Forse è proprio quello che mi ci vuole. Il settore dei tappeti persiani non va tanto bene qui. Ma io mantengo un atteggiamento mentale positivo, grazie a questi nastri motivazionali. Sei un metallurgico qualificato. Sono un metallurgico qualificato? Oh, ma questo non lo sapevo. Sì, bene, è splendido, Carlisle. Ma se a te non dispiace, penso proprio che ora mi metterò a riposare un pochino. Jonah! Eh? Sì, tu sei Jonah! Cosa? Mi conosci? Ma certo che sì! Tu sei il profeta più famoso che ci sia nel mondo intero! Beh, non sono sicuro che sia così. Io vendo la tua merce autorizzata! Guarda qua! Ho i tappeti di Jonah, il pupazzetto Jonah antistress! Sai, alla tua voce! Messaggio dal signore! Messaggio dal signore! Beh, ne sono lusingato. Tu sei famoso, sei una celebrità. Beh, vai di città in città a consegnare i messaggi del Signore. Che vita la tua. Tu sei un pezzo grosso. Oh no. Sei l'uomo su cui Dio può contare per consegnare i suoi messaggi. Sì, ecco. Voi siete come due piselli in un baccello, due gobbe su un cammello, e andate sempre allo stesso ritmo. Questa sì che è buona. L'umorismo è molto sentito in famiglia. Mio zio era una grossa celebrità al cabaret di Ninive, il Taj Mahal. Solo posto in piedi, poi fu colpito da un pesce. Ti assicuro che quella gente non distingue il bene dal male. Oh, Ninive. Mm? Perché sei così triste? C'è qualcosa di Ninive che ti fa sentire a terra? Non ho voglia di parlare di questo argomento. Ho solo bisogno di riposare. Non sei obbligato a dirlo. Bene. Perché tanto lo so già. Lo sai? Oh, sì! C'è una donna laggiù a Ninive, non è vero? Una bella e giovane fanciulla! Lei ti sta aspettando con ansia! No. Dovevi sposarla, ma il tuo lavoro adesso è d'intralcio! Il padre della fanciulla è la mente dietro a un grosso giro internazionale di ladri di cammelli! Quest'oggi sei salpato per Tarsis per portare un messaggio che spezzerà le gambe ai ladri di cammelli! Ma tutto questo spezzerà anche il cuore alla donna che ami! In famiglia amiamo i melodrammi. Tranquillo, non dico più niente. Ti prego, Carlisle, io ho soltanto bisogno di riposare un pochino. Sono Khalil, ma puoi chiamarmi Carlisle se vuoi.
Arrivati a Tarsis, tu porterai il tuo messaggio e io venderò i tuoi pupazzetti. Potremmo essere una squadra! Messaggio! Gol, signore! Beh, ti auguro sogni d'oro, amico. Possiamo pianificare come salvare quei cammelli anche domani. Tu sei un tipo ambizioso. Scusi, da che parte si va per Tarsis? Proprio da questa parte! Non puoi sbagliare! Oh, la ringrazio. Jonah! Chi è? Chi è che sta parlando? Jonah, che stai facendo? Oh, sei tu, signore. Io me ne sto andando a... Io sto andando a... Jonah! Mi dispiace, non riesco a sentirti. Jonah! Non ti sento! La 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 la! Jonah! Non riesco a... sentirti! Jonah! Jonah! No! Io non riesco a sentirti! Avanti, svegliati! Abbiamo un problema! Cosa? Che sta succedendo? C'è una tempesta! Una cosa mai vista prima! Se non facciamo qualcosa in fretta, affonderemo! Sembra che si sia aperta una falla, amico mio! Oh. Ehi! Tu che ci fai qui? Non ti avevo detto che dovevi scendere dalla mia nave, brutto mangiafoglie? Sì! Ma io e il mio nuovo amico siamo diretti a Tarsis per rompere le gambe dei ladri di cammelli! La lotta al crimine è sentita in famiglia! Se non fosse per questa tempesta, ti darei in pasto agli squali! E tu! Come puoi dormire in un momento simile? Che cosa succede? Te lo dico io cosa succede! Che saremo cibo per pesci se non chiamiamo aiuto! Beh, cosa possiamo fare? Oh, alzati e prega il tuo Dio! Forse avrà pietà di noi e ci risparmierà la vita! Oh, c'è qualcuno lassù che deve essere molto arrabbiato con qualcuno qua giù! Un minuto! Ci sono! Ok, voi due, seguitemi! Quella, vero? No, copi! E mi resta una carta! Sei solamente un bucaniere imbroglione! Come faccio a barare a Goldfish? Beh, ecco! Io non lo so! D'accordo, sfaticati! Fine partita! Mischiate le carte e datele anche a noi! Ok, ecco i fatti! Per come la vedo io, c'è una ragione per questa tempesta! C'è qualcuno lassù che è veramente molto arrabbiato con qualcuno qua giù e non si fermerà finché non sapremo chi è quel qualcuno. Potrebbe essere chiunque di noi. Io ho i miei sospetti, ma non ne avremo la certezza finché non lo scopriremo in maniera scientifica. Va bene, ragazzi, go fish! Chi perde fa un bagno! Hai la seppia? No! Allora hai la carpa? No! Forse hai il riccio di mare? No! Go fish! Oh cielo! Cosa darei per una ragosta? Non ce l'ho! Ah. Oh. Hai branzino? Sì. Polpo! Tricheco! Tonno! Sardina? Per me tu hai la trota. Che sciocchino che sono! È una coppia! L'avevo dall'inizio!
ero sicuro che... E va bene, sì, lo ammetto, la colpa è mia! La colpa è tutta mia! Sono io quello da incolpare! Ma pensavo che il verme... Io sono ebreo e venero il Signore, il Dio dei cieli, del paradiso, colui che ha fatto il mare e la terra, e sono scappato via da lui! Mi ha detto di andare a Ninive, ma io non l'ho ascoltato, sapete, a me non piace affatto quella città. Oh, i lanciatori di pesci! Sì, sono scappato e sono finito qui! E ora, per colpa mia, tutti quanti si trovano in un tremendo pericolo! Io temo che a questo punto l'unica cosa da fare sia essere gettato in mare. Oh, non devi farlo con la forza, c'è la passerella! Prego, accomodati! Sì. Ti ringrazio, troppo gentile. Beh, Jonah, vecchio amico mio, è stato bello conoscerti. Normalmente avresti diritto a un rimborso, però date le circostanze, capisci, la tua morte, eccetera. No, suppongo che ora un rimborso non mi sarebbe di grande aiuto, vero? Ah, grazie, sei un cavaliere, non è un cavaliere? Ma i cammelli... Oh, no... Ehi, aspettate un attimo, mi sono ricordato di una cosa! Forse, dopo tutto, non devi fare la passerella! Eh? Tutti gli inverni, mio cugino, quello che vive in Minnesota, mi chiede di prendermi cura di questo! Forte! Ma che cos'è? Questo è il motore fuoribordo Giove! 600 cavalli di potenza, alto numero di ottani, doppia elica, motore a scoppio, grande accelerazione! Con il pacchetto opzionale delle finiture cromate! Forte! Ma che cos'è? È quello che ci riporterà a Jaffa! Oh! Beh, e come funziona? Questo... non so dirtelo. Forse posso aiutarvi. Sapete, la competenza tecnica è lo molto... Lo so, è molto sentita nella tua famiglia. La nostra fama ci precede. Beh, dunque, sembra che si debba tirare la cordicella. E poi forse premere questo coso nero tondo. No, magari si fa al contrario. Forse per primo va premuto questo coso nero tondo e poi va tirata la cordicella. Visto? Aiuto! Ecco, funziona così. È stato un piacere, ma devo andare. Mio signore, non farci morire a causa del peccato di quest'uomo e non ritenerci responsabili della sua morte, perché non è colpa nostra. Mio signore, tu hai mandato questa tempesta sopra di lui perché avevi le tue buone ragioni. E proteggi la mia papera. Amen. È stato facile. Ragazzi, lo dobbiamo riportare a bordo? Non vedo proprio perché no. Ha toccato qualcosa! C'è qualcosa dentro l'acqua! Presto, sbrigati!
Mi sto sbrigando! Resisti, Jonah! Stavolta mira! Ho preso la mira! Non si capisce mai dove guardi! Senti chi parla! Presto! Ragazzi, più lontano! Hai sbagliato un'altra volta! Ok, ok! Ci penso io! Oh, lascia fare a me! No, no! Lo lancio io! Amici, vi prego! Avanti, dammi qua! Ho detto, ci penso io! Scusatemi, signori. Forse posso aiutarvi io. Ops. Ehi là! Fuori tre! Arrivo, amico mio! Amico mio! Dove sei? Oh, guarda, una palla da bowling. Se solo riuscissi a trovare qualche birillo. Puoi trovare di meglio di quelli, amico. Sono io! Oh, mamma. Scordati, Tarsis. Quello che dobbiamo fare è far sì che la balena nuoti verso Ninive. Tu dai il messaggio e io vendo i pupazzetti. Ci rimetteremo in carreggiata. Carlisle, ti prego, evita di parlarmi. Sto avendo una giornata piuttosto dura. Non c'è bisogno di buttarsi così giù, signor Brontolone. Guardate intorno! Siamo finiti dentro una balena! Ancora un po' di tempo e verremo digeriti! Sai che cosa significa? Ma certo che lo so! La digestione è molto sentita in famiglia. Cercavo di avere un atteggiamento positivo, ecco. Sai qual è la differenza che c'è fra te e me? È che tu vedi la balena mezza vuota, invece io vedo la balena mezza piena. Non capisco che intendi.
Nemmeno io. Oh, tanto vale che lo ammetta. Dio mi ha dato un compito da fare e io ho disobbedito. Sono andato dalla parte opposta, ho fatto qualcosa di terribile e adesso sto ricevendo in cambio quello che mi merito. Oh, finirò per morire qui, nella pancia di una balena. Avete mai visto niente di così penoso? Sì, a questo ragazzo serve aiuto. Cosa? Ma chi è? Calma, Jonah. Siamo dalla tua parte. Voi come fate a conoscere il mio nome? Come siete entrati? Eravate anche voi nella palla da bowling? Oh no, non è così che andiamo in giro. Noi veniamo direttamente dal grande capo in persona. Tu vuoi dire... E proprio come te... Anche noi consegniamo i suoi messaggi. Perciò siete profeti anche voi? Non proprio. Vedi, noi lavoriamo a un livello un po' più alto. Dici davvero? Jonah, abbiamo un messaggio che è proprio per te. Ti sali un po' giù. Non hai ascoltato la sua voce. Io non vorrei più essere digerita veloce. No, non è il miglior momento, no. Non è uno scherzo e tu lo sai. No, no. Ma sei fuggito. Strapperà un sorriso al signor Brontolone. Se chiederai perdono per ogni sbaglio tu, sappiamo che ti donerà un'occasione in più. Dio ti dà le seconde occasioni, cambierà la tua vita se ora e poi. I momenti più bui affronterai, è Dio che ti dà un'occasione. È Dio che ti dà. Occasione!
perciò dentro la balena Jonah pregò Dio e chiese di perdonarlo per non avere obbedito. Gli promise che se avesse avuto un'altra chance sarebbe andato a Ninive, anche se quella gente non gli piaceva più di tanto. Perciò lui gli diede un'altra chance? Ma tu non stavi aspettando un carro attrezzi? Già, sì, ma può aspettare. Jonah ebbe un'altra occasione? Beh, Dio vide che a Jonah serviva aiuto e così lo aiutò. Questa è compassione! Ma gli diede un'altra chance anche se lui non se la meritava? Ebbe pietà? Passati 3 giorni, Jonah notò che stava accadendo qualcosa di strano. Reginald, ben arrivato. Sì, beh... La balena, su richiesta del signore, sputò fuori Jonah, che ebbe la sua seconda occasione. E come aveva promesso, andò dritto a Ninive. Torna indietro! E tira pesce! Torna indietro! Entro, do il messaggio ed esco. Entro, do il messaggio ed esco. Chi va là? Salve, il mio nome è Jonah e sono un profeta. Vengo... Tu non sei di queste parti, vero? No, vedete, io vengo da... Il che fa di te uno straniero, vero? Beh, diciamo, sì, suppongo di sì, ma io... Non ci piacciono gli stranieri. Sì, certo, questo l'ho sentito dire, ma vedete, io ho un... E allora perché sei qui? Beh, io ho un messaggio. Un messaggio? Per chi? Ecco, per tutti voi, per l'intera città. Tu avresti un messaggio per l'intera città? L'intera città! Questa è bella! Avvertirò il re! Vostra Altezza, un tizio strano ha portato un messaggio per tutti noi! Non credo che stia andando tanto bene! Oh, torniamocene a casa e basta! Ho fatto come tu volevi, ma a quanto pare non era destino. Jonah? Chi è? Oh? I nostri amici della barca! Ma non può essere! Che cosa ci fate voi qui? Che cosa ci fate voi qui? Già! Eravate! Cibo per pesci! Quella balena ci ha sputati come il più cattivo dei couscous ed eccoci qui a portare il messaggio alla città di Ninive. Ma non vogliono farci entrare, perciò ce ne stavamo tornando a casa. Ehi! Scommetto che riusciamo a farli entrare! Ehi, guarda! Quelli dei riccioli al formaggio! Benone! Siete tornati per una visita? Già!
Lui è con voi? Oh, sì, lui è con noi. Sei con loro? Sì, infatti è così. Ho navigato fino all'altro capo del mondo con questi bravi gentiluomini. D'accordo, potete entrare. Buona permanenza a Ninive. Ehi, ragazzi, mi dite come ci siete riusciti? Ricordi i soldi che ci hai dato? Ha detto per inciso, non ci chiederai quel rimborso, non è vero? Ah. Bene, l'abbiamo speso fino all'ultimo penny in riccioli al formaggio. Riccioli al formaggio? Già! 1458 pacchetti dei mitici riccioli al formaggio di Mr. Twisty! E sai cosa abbiamo trovato nel 497? Il mitico biglietto d'oro! Abbiamo vinto noi il concorso dei riccioli al formaggio di Mr. Twisty! Ah, capisco. E quindi il premio era... Ma oltre a questi invidiabili berrettini all'ultima moda, abbiamo fatto anche una visita guidata alla fabbrica di Mr. Twisty, proprio qui, a Ninive! Il che, a dispetto del luogo disdicevole, è stata proprio una splendida esperienza! Che tu ci creda o no, qui in città siamo famosi! Ehi, guardate! Stanno arrivando dei soldati a salutarci! Oh, salve! Eravamo nei paraggi, così abbiamo pensato... Sono loro! Arrestateli! Cosa? Mi perdoni, loro che cosa hanno fatto? Rubato! Hanno derubato la città reale di Ninive! Ma questo è ridicolo! Oh, credi? No, credevo fossero campioni umani! Portateli via! Ma non potete farlo! Scusami, tu sei con loro? Beh, ecco, sì, sono miei amici. Aspetti, che cosa fa? Oh, meraviglioso! Deve essere l'ora del mio discorso. Ehi, non riesco a muovermi! Neanch'io posso muovermi! Che c'è? Ho qualcosa sulla faccia? No! Oh! Non promette bene! Mi dispiace, ragazzi! Io pensavo fossero gratis! Erano lì all'entrata dentro una grossa boccia! Molto fuorviante! Oh, non devi fartene una colpa! Già, la colpa è tua! Spendiamo tutto in riccioli al formaggio, hai detto! No, ho detto io! Serve un investimento bilanciato! Una piccola scorta, qualche azione, dei contanti o mezzi equivalenti! E poi forse qualche snack! Ma no, spendiamo tutto in riccioli al formaggio! Amico, tu devi farti un piano per il futuro. Cosa? Ci ha portati qui, giusto? Non qui in senso letterale, ma... eravamo qualcuno delle celebrità. E ora stiamo tutti per morire! Popolo di Ninive, questi uomini e il piccolo chissà cos'è? Io sono un millepiedi, perlomeno a metà. Sono ritenuti colpevoli di furto alla città reale di Ninive. La punizione è... il pesce in faccia di non ritorno. Ma perché ridono? Osservate! Succedendo per farvi lacrimare come dei mocciosetti? Si può sapere per quale motivo prendete le patatine così tanto sul serio? Popolo di Ninive, ecco a voi Re Girobaffo! Oh, quello è Mr. Twisty! Beh, adesso si spiega tutto. Sui pacchetti è più simpatico. Sua Altezza Reale, questi sono i responsabili dell'atto atroce nei confronti dei riccioli al formaggio. La punizione è... il pesce in faccia di non ritorno! Procedi. Aspetti, ma lei non vuole
dare almeno ai presunti colpevoli la possibilità di parlare in loro difesa? Tu puoi parlare. Beh, a quanto ho potuto capire, le patatine in questione si trovavano proprio all'entrata, in una grossa boccia. Penso che concorderanno tutti che sia stato un po' fuorviante. Lei non crede? Procedi! No! Lei non capisce! Io non stavo davvero con loro, insomma, come avrei potuto? Mentre loro visitavano la fabbrica, io ero nella pancia di una balena! Come? Che cosa hai detto? Ho detto che mentre loro facevano quel giro, io ero nella pancia di una balena! Ma tu non sei morto! È questo il punto. Ci sono rimasto per 3 giorni e per 3 notti. Poi ho pregato il mio Dio e quel grosso mostro mi ha sputato fuori, verso la riva. Così ho potuto portare a voi un messaggio. Ascoltami. A Ninive ci inchiniamo davanti al grande pesce. Noi lo celebriamo in tutta la nostra arte. Sì, l'ho notato. Se quello che stai dicendo è la verità... Sire, come sappiamo se dice il vero? Annusalo. Sua Altezza? Annusalo. Mi dispiace terribilmente. Volevo lavarmi, ma non ho trovato il sapone. Egli è stato dentro il grande pesce. Sentiamo il suo messaggio. Cosa? Qual era il messaggio? Muoviti! È passato così tanto tempo che io... Oh, sì! Smettetela! Basta imbrogliare! Basta mentire! E soprattutto dovete smetterla di prendere le persone a pesci in faccia! Oppure tutta quanta la vostra città verrà distrutta! Messaggio dal Signore. Beh, il re era decisamente turbato. Non aveva idea che non si potessero fare certe cose. Nessuno glielo aveva mai detto. Un decreto del nostro re! Che tutti quanti invochino con urgenza il Signore! Rinuncino ai loro comportamenti malvagi e alla violenza. Forse il Dio che ha voluto far uscire quest'uomo dal grande pesce ci darà una seconda occasione. Liberate immediatamente sia lui sia i suoi amici. Così il re e il popolo di Ninive chiesero scusa. Non si presero più a pesci in faccia e divennero delle brave persone. Wow, ma è grandioso! Sì, saranno stati tutti quanti molto felici, giusto? Beh, quasi tutti. Sì, vi ringrazio. Grazie a tutti. Grazie, a presto. Grazie. E vi ringrazio molto. Vedete? Jonah pensava che Dio non volesse davvero perdonare la gente di Ninive. Aveva fatto delle cose terribili. Credeva che Dio avesse qualcos'altro in mente. Beh, che stiamo facendo? Oh, ora è il momento dello spettacolo! E che spettacolo sarebbe? Beh, ho fatto quello che mi era stato detto di fare. Li ho avvertiti che si stavano cacciando in grossi guai, perciò, ora che sono stati avvisati, è il momento di vedere Dio che li spazza tutti via dalla faccia della terra! Mi sono messo a distanza di sicurezza, così non ci sbruciaccheremo.
Oh, sarà una cosa dir poco grandiosa degli uomini cattivi che alla fine ottengono esattamente ciò che meritano. Jonah aspettava che Dio distruggesse Ninive. Ma anche allora il Signore fu compassionevole con lui e fece crescere una pianta finché potesse ripararsi dal sole cocente. Mm? Oh, sì, che bella pianta, grazie! Molto gentile. Jonah aspettò a lungo, ma sembrava che non succedesse niente. Si chiedeva se forse Dio se ne fosse scordato. D'accordo. Io ho fatto il mio dovere. Perciò manda il fuoco. Cavallette, alluvioni o cose così, scegli tu. Però fai qualcosa. E intanto io sto seduto qui sotto la mia bella pianta e aspetto. Un momento, che cosa è successo? Cosa? Ma come hai potuto? Mm? I tuoi lamenti mi hanno messo fame. Erano soltanto un po' di foglie. Un po' di foglie? E era la mia ombra quella! E poi era la mia amica! Oh, mio signore! Come hai potuto permettere che accadesse? Ti sembra il modo di comportarti? Ti importa molto più di quelle foglie che di tutta la popolazione di Ninive! Beh, io... Perché ora sei qui invece che nella pancia di quella balena? Perché Dio è compassionevole, voleva aiutarti! E visto che Dio è anche pietoso, ti ha dato una seconda occasione! Oh, sì, e gli sono molto riconoscente! Non ti è passato per la mente che forse il Signore ama tutti quanti e non solo te? E che vuole concedere a tutti una seconda occasione? Beh... Ha visto che a quel popolo serviva aiuto, che non distingueva il bene dal male, e lo ha voluto aiutare. È per questo che ha mandato te. Dici? Quando hai detto a quelle persone che agivano male, loro si sono pentite, hanno messo giù i loro sgombri e le loro sogliole e hanno chiesto a Dio una seconda occasione e a cipicchia lui gliel'ha concessa. Non capisci? Dio concede a tutti una seconda possibilità. E dovremmo anche noi. E va bene, se riceveranno una seconda possibilità quei tirapesci, allora sai che ti dico? Che sarebbe stato molto meglio se fossi morto! Oh, quanto vorrei tornare dentro la pancia di quella balena! Sei davvero patetico. Sai, la pazienza è molto sentita in famiglia, ma questo è troppo. Io me ne tiro fuori. Che cosa? Ma dove vai? Io volevo essere forte e importante, proprio come te. Ma il mondo non ha bisogno di altra gente che sia forte e importante. Al mondo serve gente che sia gentile e compassionevole e misericordiosa. Questo voglio essere. Trovati un nuovo compagno di viaggio, io me ne vado. Addio. Scusa, non puoi andartene via così. Posso e come? Ma io con chi parlerò? Non te ne puoi andare e lasciarmi qui tutto da solo. E tu? Cola? Reginald? Carlyle? Khalil? E fine! Oh, ehi, un momento, ma è finita? Sì. È così che finisce? Sì. Ma, Jonah, che cosa hai imparato? La domanda, ragazzino, non è che cosa abbia imparato Jonah. La vera domanda è che cosa hai imparato tu? Beh, ho imparato che dobbiamo dare una mano alla gente che ha bisogno di aiuto e che va data una seconda occasione anche a tutti quelli che non se la meritano. Ma questo che cosa ha a che fare con noi? Ehi, dimmi una cosa. Sì?
quel tuo amico, lo spilungone. Se non sto prendendo un abbaglio, non ha fatto un bel lavoro aiutandoti con quella cartina. Oh, sì, è stato un disastro. Si è scusato, ha detto che andrà meglio la prossima volta, ma non esiste. Oh. Va bene. Suppongo che chiunque meriti una seconda chance. Già. Ora via di qui, prima che le chele di granchio si raffreddino. Lo sai, non è comunque un bel modo di finire una storia. E che cosa vorresti? Un numero musicale? Ecco, sì! Chi pensano che sia? Twippo? Sì? Twippo! Oh, Twippo, ma che cosa ci fai tu qui? Oh, beh, ho un concerto questa sera, ma sono in ritardo. Non trovo la strada 59, mi salverebbe la vita. Mi sono fermato per chiedere dov'è. Noi andiamo al tuo concerto stasera! Anzi, ci stavamo andando. E poi porcospini! E biancheria! E pirati! E ora sembra che non riusciremo a venire a vederti. Santo cielo! Beh, se vi occorre un passaggio, ho tanto posto sul pulmino. Potete venire tutti con me. Oh. Sì! Già, tutti quanti tranne me. Sei veramente un mito! Ascolta. Se vuoi, puoi avere il mio biglietto. Ma Junior, è stata colpa mia! Wow, è stato davvero compassionevole il gesto che hai fatto. Sapete una cosa? Darò a tutti un passaggio al concerto e mi assicurerò che tutti voi possiate avere un pass per il backstage. Sì! Oh, a proposito di compassione, avete mai sentito parlare della storia di un uomo chiamato Jonah? Sì. Oh, bene, la volete sentire una canzone su di lui? È come quella del coniglio spelacchiato? No, non esattamente. È più come dire un bel numero musicale. Perfetto! Un giorno tornando a casa da una messa in Arizona, mi ricordai la grande storia di un brav'uomo chiamato Jonah. E Jonah, il profeta, non lo ricordiam per questo. Una balena se lo mangiò. Sentite bene il testo. Viaggerai sulle gambe di un cammello e fin dentro una balena finirai sul più bello. Ma come fu per Giona? Ecco cosa puoi far tu. Puoi dare a tutti gli altri un'occasione vera in più. La compassione e la pietà da me.
Vi chiedo scusa. Non volevo interrompere, sono quello del carro attrezzi. Noi ci conosciamo? As I walk the plankton in a sanctum, got out of Dodge, sailed on a boundless bond voyage. You said north, I headed south, toss overboard. Good Lord, that's a really loud mouth. I'm sleeping with fishes here. How to exit a whale's digestion. It might behoove me to be heaved. Head out like a human common. I wonder what rhymes with comet. I'm sleeping with fishes here. Questa è la canzone dei titoli di coda. Io penso che vada messa qui, però non c'entra con il film, altrimenti io direi ehi, 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 ehi. C'era una canzone dei titoli di coda. Spiegava per Benino la trama, ma questa no, non c'entra con il film, altrimenti io direi ehi, 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 ehi. Come sarebbe bello se la canzone avesse un senso, se raccontasse il film, ma invece questa no, non c'entra con il film, altrimenti io direi hey, 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 hey. Forse ci vorrebbe qualche regola di base per tutte le canzoni dei titoli di coda, ma non ce n'è, perciò continuiamo a dire in cor hey, 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 hey. Sono un po' senza fiato. Ehi, dove stai andando? Perché non ci dici dove vai? Io andrò a casa a fare un sonnellino. Abbiamo obblighi contrattuali, dobbiamo finire la canzone. Hanno pagato 79 minuti di intrattenimento completi, amico. Devi tornare qui. Svegliatemi per il prequel.
Oh, andiamo! Abbiamo appena iniziato a spassarcela! Ehi! Da cosa... Oh, mamma! Mi occorre un antiacido! Che c'è? Abbiamo finito? Come, è tutto qui? Zimbabaluga galumbambing! Hey, hey, ho, ho, ho! Hey, hey, ho, 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 hey! Se mi volete, sono sul portico!